Pubblico di Trieste Caffè, ben ritrovati, siamo sempre presenti alla terrazza Fotomaura all'interno del villaggio Barcolana e ora abbiamo il piacere di essere in compagnia del comandante della polizia locale Walter Milocchi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti quelli che ci seguono e che vi seguono. Grazie, grazie comandante. Quanto è importante la presenza della polizia all'interno della Barcolana? Ma la presenza è sia delle forze dell'ordine, naturalmente, per motivi di ordine pubblico, che per fortuna in una manifestazione come questa di solito non ci sono, e naturalmente anche per la viabilità, perché aumenta il traffico, ci sono tantissimi pedoni, ci sono delle chiusure al traffico proprio per ragioni di sicurezza, e quindi l'impegno è molto elevato. Insomma, per quanto riguarda noi, la domenica abbiamo un grosso impegno anche sull'altipiano carsico, perché moltissimi decidono di godersi lo spettacolo delle vele del golfo dall'alto, e quindi arrivano tutti nella zona di Prosecco e parte Opicina, quindi impegno praticamente tutto il personale in servizio il sabato e la domenica. Comandante, ci vuole fare un bilancio di questo 2024? Beh, un anno, diciamo, in chiaro scuro per certi aspetti, come gli incidenti stradali, purtroppo ci manteniamo stabili, abbiamo avuto una serie di incidenti anche piuttosto gravi, e questo è sicuramente un aspetto molto negativo. Per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente, insomma, la città è sostanzialmente tranquilla, però non va dimenticato che ovviamente, essendo uno dei terminali, diciamo così, della rotta balcanica, tutta una serie di persone con qualche criticità che normalmente avvengono tra di loro, ma che ovviamente magari creano allarme nella cittadinanza. Comunque, diciamo, un anno abbastanza positivo, credo, per la città, che per quanto riguarda il turismo sta veramente vivendo un boom. Dall'altra parte, tutto questo turismo crea delle difficoltà di parcheggio, di traffico, che sono innegabili, chiaramente. Insomma, per cui positivo sicuramente per la città, con qualche criticità. Ma comandante, i triestini seguono il codice della strada? Beh, i triestini seguono il codice della strada, un po' come fanno molti italiani, diciamo, qualche cosa se ne dimenticano, no? Quindi l'utilizzo degli indicatori di direzione è molto più frequente da parte degli stranieri che da parte degli italiani, e dei triestini compresi. Poi noi scontiamo una città storica, in tutto il centro, però dei primi del Novecento, quando non esistevano i veicoli, quindi strade che sono tendenzialmente strette, la sosta quindi non è tantissima, abbiamo il carso da una parte, il mare dall'altra, però qualche cosa come vedere veicoli in sosta su una rotatoria, ecco, questa magari lo vediamo solo qui a Trieste. Quindi da questo punto di vista, diciamo che è sicuramente perfettibile il comportamento di alcuni triestini, non di tutti ovviamente. Comandante, anche se non si è concluso comunque il 2024, ci sono stati più incidenti quest'anno rispetto allo scorso, ci può fornire qualche dato? Diciamo che dati così a memoria purtroppo non posso darglieli, però diciamo purtroppo stabili, nel senso che la direttiva europea prevede una diminuzione del 50% in 10 anni. Abbiamo avuto un discreto calo nei primi anni di questo decennio, un forte calo ovviamente nell'anno del Covid, ma perché per 2 mesi non circolava nessuno. Adesso però gli incidenti sono stabili, non diminuiscono, e per fortuna la gravità degli incidenti viene lenita più dai mezzi, che sono molto più sicuri di una volta, ma non dal comportamento dei conducenti. Vale per tutta Italia, purtroppo vale anche per Trieste. Ma vogliamo parlare anche del regolamento Movida, che è tanto veramente discusso in questi ultimi mesi? Ma allora, il regolamento Movida è entrato in vigore quest'anno, prevede anche delle sanzioni, diciamo, accessorie, quindi a parte la sanzione pecuniaria, che forse non sempre dimostrava appieno la sua efficacia, anche con delle sanzioni di chiusura per una settimana, 2 settimane, per chi non lo rispettava. Diciamo che quest'estate in particolare, adesso ci siamo ancora, sicuramente ovviamente sabato sarà musica dovunque, ma diciamo che ovviamente il grosso e il clou è d'estate, in qualche modo sicuramente si è ridotto il numero dei pubblici esercizi che esageravano nell'orario. Alcuni però sono, come dire, recidivi nel comportamento, e su questo si cercherà di intervenire con gli strumenti che il regolamento nuovo ha fornito. Comandante, invece adesso si sente di dare un consiglio a coloro che utilizzano qui a Trieste la bicicletta o magari i monopattini?
Sì, allora, rispetto ad altre città, noi ovviamente la usiamo molto meno perché con la causa salite, insomma, la potenza non è enorme. Diciamo che il monopattino è uno strumento cosiddetto green, nel senso che ovviamente non inquina perché è elettrico, va sempre ricordato che però ha ruote di dimensioni molto piccole e quindi non puoi circolare sul marciapiede, puoi circolare sulle strade, su quelle strade urbane, però le strade urbane magari hanno qualche anomalia, qualche buca, eccetera, che uno scooter affronta senza problemi, il monopattino potrebbe essere un attimino più pericoloso, dato proprio dalle dimensioni dei pneumatici. Va ricordato che alcune norme del codice della strada valgono comunque indipendentemente se tu sei sul monopattino piuttosto che alla guida di un autotreno, cioè non si può guidare in stato di ebbrezza, e qualche caso l'abbiamo avuto, e non si può fare uso del cellulare, alcuni di questi lo fanno. Poi il casco è obbligatorio dai 14 ai 18 anni, ma un po' come molti ciclisti forse non farebbe male l'utilizzo del casco anche ai maggiorenni, non è vietato, insomma, anche se non è obbligatorio. Sulle biciclette abbiamo un po' di biciclette elettriche e molti ciclisti, quelli diciamo dilettanti, ma che vanno anche molto. Da ricordare per i ciclisti l'obbligo di utilizzare piste ciclabili quando ci sono. In altri casi non hanno l'obbligo, per esempio per il Miramare è un itinerario ciclopedonale, quindi non c'è l'obbligo per i ciclisti di percorrerlo, però chiaramente se vai in un'ondatura, come dire, per virgolette turistica, è consigliabile stare sull'itinerario ciclopedonale, che è più sicuro che stare in carreggiata. E poi comunque porre attenzione, per esempio noi siamo qui vicino a via Mercato Vecchio, c'è la pista sullo spazio pedonale, c'è la pista ciclabile, c'è un semaforo, c'è il verde pedonale e il verde per le biciclette, però ovviamente uno che gira a destra per entrare nell'area di parcheggio si aspetta una velocità di un pedone, non di un ciclista. Dopo, per l'amor di Dio, lui ha la luce verde, l'altro gli deve dare la precedenza, però insomma deve avere anche il tempo di vederlo, di fermarsi, per la prudenza propria, perché poi purtroppo l'utente debole è quello su due ruote o a piedi. Per il resto, insomma, comunque prudenza, rispettare i semafori, qualche ciclista il semaforo lo vede come un consiglio, non come un obbligo, e invece è un obbligo per tutti i ciclisti compresi. Grazie comandante per questi appelli molto importanti. E parlando anche di una tematica molto discussa, quella degli autovelox, che cosa si sente dire in merito? Beh, questa è una situazione che si è creata, diciamo che il codice della strada è del 92, quindi ormai ha decisamente 32 anni, quindi non sono pochi. La norma prevede l'omologazione delle apparecchiature su un comma dell'articolo 142, in altre parti parla di approvazione e omologazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sempre approvato queste apparecchiature e la Corte di Cassazione, con un paio di ordinanze, ha creato questo nuovo principio per cui devono essere omologate e non possono essere approvate. Quindi in questo momento noi, in attesa che il Ministero approvi un regolamento per l'omologazione delle apparecchiature e omologhi le apparecchiature, sperando che omologhi anche quelle che noi abbiamo, che sono state approvate dal Ministero non omologate, possiamo riprendere magari a fare i controlli di velocità che noi, a parte la GVT, ma facevamo soprattutto su Abbasovizza, piuttosto che in via Bonomea, in via Rossetti, cioè sempre in posti, anche dove vedete le colonnine, sono sempre vicino a un attraversamento pedonale dove magari si va a una velocità un po' superiore ai 50. E vediamo, dipende ovviamente dai ministeri, insomma, quindi noi attendiamo questo aspetto, insomma. Grazie comandante, ma quanto è importante, per concludere, l'educazione stradale al giorno d'oggi? Allora, l'educazione stradale è basilare, la polizia locale lo fa da 30 anni, lo fa addirittura negli asili con i giochi, alle elementari, alle medie, alle superiori. Da quest'anno, grazie anche all'interessamento dell'assessore De Gavardo, l'abbiamo fatto anche all'università. È importante basilare, ma anche perché poi ci oppure sono più tipiche di persone magari di 50 anni, eccetera, che dimostra che l'educazione stradale fa presa.
la guida in stato di ebbrezza, i giovani se bevono, uno non beve e guida, oppure vanno in taxi, con i bus navetta e così via. Mentre è più facile trovare persone di un'età superiore che dicono, boh, ma io tengo il bere, eccetera. Purtroppo ciò negli incidenti non sempre vero, e per cui l'educazione stradale è importantissima. Naturalmente il target è quello giovane, giovanile, eccetera, però è importante. Consapevoli di quali sono le norme, anche ad esempio chi banalmente ha fatto la patente 30-40 anni fa, le rotatorie neppure esistevano, no? Quindi sarebbe bello riuscire a fare anche educazione stradale a persone che sono magari della mia età, perché comunque guidiamo, ma magari chi non è del campo ovviamente certe norme non le conosce, anche ricordare certi consigli di prudenza magari potrebbe essere molto utile. Noi utilizziamo alle superiori, naturalmente all'università, filmati di incidenti realmente accaduti, e quello colpisce per vedere comportamenti che si ritiene magari così siano non così importanti, ma che poi causano investimenti stradali. Grazie comandante. Nel frattempo ci ha raggiunto il padrone di casa, il patron Massimo Semeraro. Dove riesco, perché non riesco sempre, ma do anche il benvenuto al comandante Walter grazie Milocchi mille, grazie, che naturalmente io sono qui, sono a disposizione. Le giornate stanno ancora tenendo, perché per fortuna insomma non piove, tranne domani che andremo a finire di sotto da Fotomauro sempre. Io aspetto tutti i telespettatori di Trieste Caffè di sotto, ovviamente con tutte le cose che riguardano le immagini, la fotografia, da quelli che sono i pannelli puzzle, i cuscini, le ardesie, tutte le cose che si possono regalare con le fotografie dei propri cari. E do di nuovo un benvenuto, ringrazio Federico e torno di nuovo giù e vi lascio andare avanti, scusate dell'interruzione, ma dovevo dare appunto al comandante della polizia locale il welcome, va bene? Grazie mille, grazie per l'ospitalità. Io Walter, comandante, la ringrazio per l'ospitalità, le auguro un buon lavoro. Grazie, anche a voi. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, un ringraziamento alla regia, a Luca Marsi, noi ci rivediamo tra pochissimo per una nuova trasmissione. Grazie al comandante della polizia locale. Grazie a voi, grazie a tutti, buon vento a tutti, buona Barcolana. Buona Barcolana, arrivederci.